E bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis della pagina Facebook Ferrari F1 La Rossa nel Cuore. Come sempre vi lascio tutti i link per restare sempre aggiornati per quanto riguarda la Formula 1 e il motorsport, lasciandovi sempre il link della pagina, della radio Checco Tom e del nuovo canale YouTube La Rossa nel Cuore F1. Oggi ragazzi per voi c'è un video molto particolare, visto che per le vacanze non abbiamo pensato di fare altri video, visto che non c'è molto di cui parlare della Formula 1, quindi visto che ho scoperto all'ultimo momento questo piccolo evento, anzi un bellissimo evento, ho deciso di fare un piccolo blog dedicato anche e soprattutto a voi, almeno per restare un po' attivi con la pagina. Allora, partiamo dall'inizio, ragazzi. Praticamente questo video si tratta di un piccolo evento che hanno creato a Rufiera, dove c'è stata la Expo, come spero ricordiate. Praticamente a Milano hanno creato questo evento chiamato Experience Milano Rally Show, dove praticamente c'erano macchine da rally del passato e soprattutto di oggi. Hanno creato un piccolo circuito in mezzo a praticamente all'albero della vita, quindi c'erano i box, c'era questa piccola pista, le macchine che giravano, anche due Ferrari in esposizione, una berlinetta e una 458. E come spiego anche nel video, hanno creato un piccolo campionato che inizia a Rufiera, poi si sposta a Lainate e poi ad Arese, mi sembra. E il tutto iniziava praticamente a Rufiera, quindi c'erano anche tantissime macchine in esibizione. C'era anche dietro un piccolo circuito da kart, quindi è stato veramente un evento motoristico molto interessante. Quindi non mi soffermo in chiacchiere, vi lascio subito al video. Bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis. Io sono Franco. Lui è mio frate. Oggi siamo alla Expo, ragazzi, l'Expo di Rufiera, dove oggi per voi, anzi per noi, Soprattutto per noi. soprattutto per noi, c'è l'Experience di Milano, che praticamente è un evento di rally, dove ci sono un sacco di macchine da rally, eventi motoristici, quindi adesso andiamo a vederlo insieme e ci facciamo quattro risate. E via così. Ragazzi, se qualcuno è venuto all'Expo, questa qui è quello che rimane. C'è più niente. In compenso, in fondo si sentono delle belle fighe a quattro motori. No, noi vogliamo la Pussy. C'è anche una mela. Nicola, la macchina della Rossa nel Cuore. Per questo andiamo in giro, ragazzi, a fare i vlog. Bella. L'albero della vita. E siamo passati 20 minuti. Harley. Avete presente quando vedete CSI queste cose, no? Un tampone sa arrivare così di un attimo e dopo 20 minuti prepara con un centro diagnostico italiano, ripeto, che sono qua e saranno qua anche nella serata quando ci sarà il nostro show. Il video probabilmente lo caricherò più avanti, raga, però l'evento finisce oggi, 5 agosto 2017. Purtroppo l'ho scoperto all'ultimo momento, perché avevo fatto una fuga con mio fratello all'ultimo e secondo me c'è stato questo spettacolo del primo fine settimana. Eccellente, un gran tempo ancora una volta da parte di Felice con la sua...
sa che non si è manco vista. Scarichi soffiato. Ragazzi, stiamo andando verso l'albero della vita, che dicono che abbiamo appena sentito la radio che fanno, c'è una specie di retro box, una specie di paddock dove vedremo anche i meccanici in azione. Praticamente quello che stiamo vedendo è una specie di Grand Prix, Gran Premio, dove praticamente poi andranno a correre anche alla Einade, dove stanno costruendo anche lì una specie di piccolo circuito come questo, e quindi ci sta, andiamo al retro box. Poi ci sono le gomme Pirelli. Scusate, ci sono le Subsoft. Sto cercando le Subsoft. Ci si è abituato a stare praticamente seduti per terra, ci si è abituato ad avere. Non vi ho mentito, c'erano veramente i box. Non sono riuscito a riprenderla però. Bene ragazzi, con quest'ultima bambina che è passata poco fa io vi saluto. Se non ci sono altri eventi del genere, ci vediamo direttamente per l'anteprima del Gran Premio di Spa-Francorchamps in Belgio con il mio amico Matteo. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo e forza Ferrari! Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Tra l'altro c'era anche la radio RDS, quindi ho vinto anche il cappellino. Non facciamolo vedere perché sennò sembra che facciamo pubblicità. Questo evento l'abbiamo scoperto praticamente all'ultimo momento con mio fratello, quindi stavamo mangiando e abbiamo detto: oh, c'è questo evento a Rho, andiamo, pum, basta, siamo andati. Tra l'altro anche era gratuito, quindi ci siamo anche divertiti un sacco, faceva un caldo pazzesco, però è stata una bellissima esperienza. Spero che il video vi sia piaciuto. Tra l'altro vi aggiungo che
l'ultima parte del video c'era questa BMW verde che era stata guidata da un ragazzino di 14 anni, Riccardo Tonali. Praticamente, essendo così giovane, driftava, che è una cosa meravigliosa, ragazzi. Non sono riuscito a riprenderlo perché sono rimasto veramente stupito dalla sua bravura. Ha iniziato a 10 anni a guidare e io ho detto: come cavolo è possibile? Però, caspita, ragazzi, è stato veramente emozionante vedere un ragazzino guidare una macchina del genere. C'era anche la possibilità di poter guidare una delle due Ferrari che erano lì in esposizione. Ero molto tentato, però alla fine, tra il caldo e anche il fatto che si è fatto anche un po' tardi, abbiamo dovuto rinunciare. Poi l'evento ha continuato anche di sera, ma non siamo riusciti a restare. Sicuramente sarebbe stato bellissimo anche quello. Quindi per oggi è tutto, ragazzi. Io sono Luis, della pagina Facebook Ferrari F1 La Rosa nel Cuore. Ci vediamo direttamente per il Gran Premio di Spa, nel caso, come ho detto anche prima, nel video non ci fosse qualche evento particolare. Bella, ragazzi!